C'è, se mi permettete, una grande cappa nel mondo dell'informazione, nel senso che esiste un pensiero unico consolidato. Allora, dove c'è un pensiero unico consolidato e ci sono altre verità da raccontare, io credo che questo sia il dovere di chi fa il nostro mestiere, porsi delle domande, mettersi, come dice la nostra trasmissione stessa, fuori dal coro, cioè non seguire l'onda generale, perché quando io vedo che c'è un pensiero mainstream che continua a battere insistentemente su uno stesso tasto e impedisce alla gente di pensare, di ragionare o di vedere anche semplicemente con un'altra visione. Apro parentesi, io faccio il giornalista e quindi mi occupo e mi occuperò anche in questo intervento solo del lato giornalistico, però permettetemi anche di sollevare un dubbio sulla scienza, perché quando la scienza diventa dogmatica, la scienza procede per dubbi, la scienza procede per domande, per porre in discussione le tesi che esistono. Quando si assiste, come abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo, alla scienza che si fa dogma, si diventa dogma, diventa la negazione stessa della scienza. E quando il giornalismo va a ruota della scienza che diventa dogma, secondo me fa dei danni. Quindi io tutte le volte che ci sarà modo, ovviamente lo sappiamo tutti, quello dell'informazione Angela la sa perché ci siamo accapigliati, insultati e ce ne siamo dette di tutti i colori per cercare di arrivare al punto, perché è un tema delicatissimo quello dell'informazione, soprattutto sul tema sanitario. Quindi riuscire a fare un'informazione che sia legata fuori dai canoni del mainstream, che però non me lo dico volgarmente, che non pesti merde, quando è facilissimo farlo, perché è ovvio che se uno va nei canoni segnati e ripete a pappagallo la ricetta che viene data, è molto facile. Se uno cerca di dare informazioni anche diverse, magari rischia di tirare fuori delle verità, come è stato tutto il campo delle terapie domiciliari, che è stato criminale non aver raccontato prima e che altri organi di informazione non abbiano raccontato. Quindi tacere su quello è stato un grande errore del mondo dell'informazione. Però io capisco anche perché io stesso, le prime volte che ne abbiamo parlato, Angela lo sa, quanti dubbi e quante perplessità, perché quando tu devi uscire dal seminato, quando tu devi dire qualcosa di diverso da quello che tutti ti dicono e ti martellano nella testa e ti prendi dei rischi, se li prende l'inviato, se li prende il direttore, se li prende il conduttore, e ovviamente è una cosa rischiosa. Allora, se mi permettete, visto che questo è importante appuntamento, è fatto anche con l'apporto dell'Ordine dei giornalisti, permettetemi, mi sentite? Direttore, c'è cioè il presidente che funziona. Presidente, che saluto e ricordo anche di alcune cene in passato insieme. Che saluto, però posso dire una cosa come sempre fuori dal coro, sono diretto. Io, a me piacerebbe che il mio ordine professionale, io lo dico sempre, una delle cose di cui io sono più orgoglioso della mia vita, dopo i miei figli, è quel tesserino che ho preso. Quando ho avuto il tesserino Granata, ho telefonato, mi ricordo ancora adesso, a mio padre. E mi sono messo a piangere perché era il sogno della vita, è il sogno della mia vita, è la cosa per cui è la cosa più importante che io ho. Però permettimi di dire, caro Presidente, che io molto spesso dal mio ordine, dalla mia categoria, mi sento poco protetto quando vado fuori dal coro. Io sbaglio, per l'amor del cielo, ad andare fuori dal coro, io, Angela, quelli che vanno fuori dal sentiero, sbagliano un sacco di volte. E se sbagliamo è giusto che veniamo ripresi, che veniamo sanzionati, perché non dobbiamo sbagliare. Però io vorrei la stessa attenzione che ha l'ordine nel sanzionarmi, nel punirci per ogni volta che sgarriamo di tanto così, che ci fosse nel proteggere la libertà di informazione e di fare informazione anche un po' fuori dal coro. Perché invece io questa attenzione, questa protezione in chi va fuori dal coro non la sento. Permettimi di dire, non la sento da parte della categoria che io amo con tutte le mie forze. Non la sentiamo. Quando i miei inviati, riguarda l'inchiesta sulla scienza, ma riguarda anche altre inchieste che stiamo facendo, vanno a rischiare, io non mi sento appoggiato dal mio ordine, dalla mia categoria, come invece mi sento punito, come giusto che sia quando sbagliamo.
perché se sbagliamo, per l'amor del cielo, dobbiamo essere puniti. Allora, permettimi di fare questo appello, ci tengo davvero tantissimo. Attenzione a quelli che sono fuori dal coro. E l'ordine, la categoria, perché noi viviamo in un periodo in cui il conformismo dell'informazione, l'argomento che state trattando l'ha dimostrato in modo evidente, il conformismo dell'informazione è un grandissimo nemico della libertà di informazione e noi dobbiamo difendere la libertà di informazione. Difendere la libertà di informazione si fa difendendo anche le voci di fuori dal coro e magari avendo pazienza se ogni tanto sbagliano, perché andare fuori dal coro è pericoloso, è rischioso, però difende quel bene a cui tutti noi amiamo, che è la libertà di informazione.